fase 2 colpiamo la palla. Dove la dobbiamo colpire? In questa zona, la parte bassa del mio palo. Perché? Perché è una zona bella larga, è una zona bella dura. Io devo colpire la palla con una zona dura. Se la colpisco qua, che rumore fa di solito? Sciac. Quando fa sciac, la battuta fa schifo. Quindi, se quando faccio attacco fa rumore, sono bravissimo. In battuta, per fare la battuta float, non deve fare sciac, deve fare tum. Un rumore sordo. Poca, poco materiale, poca la palla. Ci rimettiamo come prima. Lancio la palla vicino al muro, faccio partire la mia mano e blocco. La mano deve essere compatta, rigida, dura. Le dita vicino, o unite o vicine, non aperte. Vado, colpisco e blocco. Via! Andiamo dietro la linea bianca, diciamo che la linea bianca è la nostra linea di battuta. Ognuno di voi pesa 45, 50, 60, 63 kg. La palla pesa 2 etti. Se io riesco a trasferire il peso del mio corpo sulla palla, ottengo dei risultati eccezionali, perché pesa talmente poco rispetto al mio peso, per cui se riesco a spostare il mio peso sulla palla mi aiuta molto. E siccome parlavamo prima di affaticamento della spalla, mi evita l'affaticamento della spalla, perché la forza gliela do con tutto il corpo. Quindi io parto in questo modo, col peso sulla gamba dietro, il piede davanti apposta sollevato. Alzo la palla, sposto il mio peso sulla gamba davanti e il piede dietro è sollevato. Anche perché dopo che ho battuto, cosa dovrò fare? Andare in campo. Quindi se sono già così, sono già nella posizione per andare in campo. Ogni tanto capita di avere qualche giocatrice che batte e sta lì a fare il tifo perché non c'è la palla. E poi se torna di quella palla non c'è. Se vuoi te ne presento una. No, capita sempre, anche a me capita spesso. Battono e sono belle prese, non è che si dice, no, sono lì che fanno il tempo, però poi non vanno in campo, no, batto, entro in campo. E hanno lanciato la palla in cinque, un fatto. La palla avversario, un bel bar. Allora, dietro la linea bianca, peso sulla gamba destra, gamba sinistra sollevata, sollevo la palla, sposto il peso e vado. E la palla va ferma, avanti, ferma, dietro, lascio sul braccio, in modo che la palla torni più o meno sul braccio, lascio sul braccio, via! Yeah.
tanto lo slancio che mi viene da cadere in cavallo. Via! Toglie tutti i vantaggi che abbiamo nello sbilanciamento. Muovo il piede e cosa mi trovo? Troppo sotto la palla. La palla va alta, molle. Quindi mai, poi nel deambulare normale, i piedi vanno così. Se vedete uno sulla strada che cammina così, lo prendete anche un po' per via. Quindi, da dietro, avanti. Mai questo qui avanti. È un errore che c'è anche nella corsa. Alcuni invece di partire giusto tendono a fare il primo passettino. Questi primi passettini sono tutti molto sbagliati. I piedi sono così, viene avanti sempre il piede che c'è dietro. Normale. Curate, mettetelo vicino al piatto.